un po' di pillole sul futuro e sono i sistemi di equazioni differenziali. Quindi vi faccio semplicemente un accenno ai sistemi di equazioni differenziali. Quello che vi faccio è un esempio semplicissimo, non tratto l'argomento in tutta la generalità, con il quale poi ve lo faranno ad analisi 2. Cosa ho scritto? Sistemi di equazioni differenziali. E vi faccio un esempio che descrive quello che ci sta sotto sostanzialmente. Esempio 1, e forse anche unico. Esempio V' uguale, fatemi fare mentalmente i conti, 4U più 2V e V più, no, U più 3U, più 3V. Fatemi vedere. Sì, mi piace. Questo è un sistema di equazioni differenziali. Cosa vuol dire sistema di equazioni differenziali? Vuol dire che ovviamente le incognite sono due o più funzioni e il sistema è costituito da due o più equazioni che legano un po' di derivate di queste funzioni. Quindi in questo caso le incognite sono due funzioni U di t e V di t. Questo è un sistema di due equazioni di ordine 1, perché ho soltanto le derivate prime, chiaramente potrei mettermi a mettere le derivate seconde. È un sistema autonomo perché non compaiono t esplicitamente, se non come argomento della U e della U, però potrei metterci spazzature di tutti i tipi che dipende da t ovunque. Potrei ovviamente usare più di due equazioni e più di due incognite, avrei un sistema più generale. Allora, come si risolve? Ecco, per un sistema di questo tipo il problema di Cauchy vuol dire fissare condizioni iniziali per U di t e V di t. Ovviamente condizioni iniziali date per lo stesso valore di t, ad esempio U di 0 uguale a 2, V di 0 uguale a 3. La cosa importante è che questo e questo siano lo stesso tempo, che ci sia lo stesso tempo nelle due. Poi ovviamente ho dato una sola condizione perché le equazioni erano di ordine 1, se avessi avuto U derivata seconda avrei dovuto dare due condizioni per la U, sempre nello stesso tempo. E va bene. Sono stati buoni. Allora, come si risolve il sistema? L'idea è trasformare il sistema, dal punto di vista pratico è trasformare il sistema in una singola equazione. E poi in una sola incognita. Questa è l'idea che ci sta sotto. Adesso proviamo a seguire quest'idea e vediamo cosa succede. Allora, come faccio a trasformare il sistema in una singola equazione in una sola incognita? Prendo un'equazione che mi piace, ad esempio la prima, prendo la prima equazione e la derivo rispetto al tempo. Quindi derivo la prima equazione. Cosa ottengo se derivo la prima equazione? Ottengo U derivata seconda uguale 4U derivata prima più 2V derivata prima. Chiaro cosa ho fatto? Ho fatto la derivata della prima equazione. Adesso cosa faccio V'? V' me lo procuro dalla seconda equazione. Quindi ora sostituisco V' dalla seconda. Se sostituisco V' dalla seconda equazione, cosa ottengo?
ottengo 4u', questo semplicemente l'ho ricopiato, 2v' diventa più 2u più 6v. Ci siamo? E quindi siamo arrivati qui. Adesso cosa faccio? Qui c'ho un secondo, qui c'ho u', qui c'ho u, mi piace, qui c'ho v, questo v lo voglio eliminare. Come faccio a eliminare v? Me lo procuro dalla prima equazione. Dalla prima equazione mi posso procurare v usando solo delle u, per cui alla fine eliminerò tutte le v e rimarranno solo u, quella è l'idea. Adesso quindi mi procuro v dalla prima, beh, seguitemi, aiutatemi un attimo nel conto, questo è 4u' più 2u, allora mi procuro 2v, è come se moltiplicasse la prima per 3, no? Così mi diventa 6v di qua, e quindi 6v è uguale a 3u' meno 12u, detto bene? Faccio il conto, e che cosa ho ottenuto? 4 più 3 fa 7, 7u' meno 10u, uguale così. Quindi diciamo il sistema, quindi ho ottenuto una singola equazione. Quindi ho ottenuto che cosa? Un secondo meno 7u' più 10u uguale a 0. Adesso qual è il piano? Il piano è trovo u risolvendo questa e poi una volta che conosco u, vabbè, è facile, v lo ricavo dalla prima equazione. Quindi da qui risolvo e trovo u. Quindi per trovare u che cosa faccio? Poi il nome caratteristico, questo è x quadro meno 7x più 10 più 10. Questo qui come si fattorizza? Questo, avendo fatto le scelte giuste dall'inizio, è x meno 2 per x meno 5 uguale a 0, quindi x uguale a 2 e x uguale a 5. Quindi u di t è uguale, u di t, posso concludere che u di t è uguale a volte e elevato alla 2t più b volte e elevato alla 5t. È chiaro cosa ho fatto quindi? Dal sistema sono passato alla singola equazione l'ho risolta e ho trovato u. Adesso data u trovo v, ora trovo v di t sfruttando la prima equazione. Cosa mi dice la prima equazione? Mi dice che v di t è uguale a 1/2 u' di t meno 2 volte u di t, è giusto? Se voglio ricavare v, che cosa diventa v? V diventa 1/2 u' meno 2u, è giusto. Facciamo il conto, quindi cosa faccio adesso? Faccio 1/2. U' la calcolo esplicitamente derivando questa, quindi diventa 2a per e alla 2t più 5b per e alla 5t, meno 2u, quindi meno 2a volte e alla 2t, meno 2b volte e alla 5t. E adesso mettiamo insieme i termini che sono uguali, quanti ce ne abbiamo di a? Qui c'è una a meno 2a, quindi diventa meno a e alla 2t, e di b ne abbiamo 5/2 meno 2, sarebbe 1/2, 5/2 meno 2 fa 1/2, più 1/2 b e alla 5t. Quindi in conclusione, la soluzione del sistema, la soluzione generale del sistema è u di t uguale a e alla 2t più b e alla 5t e v di t uguale meno a e alla 2t più b mezzi e alla 5t. Oh, la cosa importante, da quanti parametri dipende? Dipende da due parametri, cioè gli a e b sopra sono gli stessi sotto. Una volta che io sopra ho fissato a uguale a 3, sotto mi ritrovo meno 3, qui non è che sono costanti libere sopra e sotto. Cioè a e b sono gli stessi sopra e sotto. A e b sono gli stessi sopra
sotto. E va bene, poi se ho il dato di Cauchy, ovviamente una volta, se poi voglio, posso imporre le condizioni iniziali. A questo punto posso imporre V di 0 uguale a 2, V di 0 uguale a 3. Se impongo V di 0 uguale a 2 e V di 0 uguale a 3, ottengo un sistema beh, U di 0 uguale a 2, cosa mi diventa? Mi diventa più B uguale a 2 e V di 0 uguale a 3 diventa meno A più B mezzi uguale a 3, e adesso non sto a offendervi risolvendo il sistema e questo si risolve, insomma. L'importante è che avendo A e B gli stessi sopra e sotto ho un sistema di due equazioni in due incognite con le due condizioni iniziali. Quindi, volendo riassumere fatto generale è questo: un sistema di due equazioni di ordine 1 cos'è diventato? Una singola equazione di ordine 2, giusto? Cioè sono salito di ordine. Un sistema di due equazioni di ordine 1 ha dato origine ad una singola equazione di ordine 2. Singola equazione di ordine 2. Beh, insomma, capite come va avanti la storia. Se avessi avuto un sistema di quattro equazioni di ordine 1, avrei ottenuto alla fine una singola equazione di ordine 4. Era soltanto più complicato fare il conto, dovevo derivare la prima quattro volte, eccetera, 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 eccetera. Se ho un'equazione di ordine 3 e un'equazione di ordine 2, le metto insieme e viene fuori un'equazione di ordine 5. Sostanzialmente si sommano gli ordini. E va bene. Questo qui l'ho fatto perché il sistema era molto semplice, era un sistema lineare, tutto tranquillo. Se qui avessi avuto dei termini noti, cambiava qualcosa? No, semplicemente me li portavo dietro ogni volta, li derivavo se serviva. Quindi avere dei termini noti o avere dei coefficienti che dipendono da t non cambia le cose. Quindi osservazione 1, le cose non cambiano, osservazione 1, le cose non cambiano, se c'è dipendenza da t. Quando è che le cose possono un po' cambiare? Ovviamente le cose possono un po' cambiare quando il sistema non è lineare. Se qui ci avessi avuto v quadro, poi quando mi dovevo procurare v era un po' un problema, perché c'avevo v quadrato e quindi avevo più possibilità. Adesso, ovviamente, questo esercizio è molto semplice. Adesso lo parcheggiamo un attimo lì, ci faremo delle osservazioni carine tra un istante. Vi faccio un'ulteriore osservazione pratica, che è questa. Cioè, dal punto di vista pratico, è comodo trasformare un'equazione, un sistema, in una singola equazione. Giusto? Perché le singole equazioni le sappiamo risolvere. Dal punto di vista teorico, è utile fare la cosa opposta. Cioè, è sempre possibile trasformare un'equazione in un sistema. Quindi, dal punto di vista teorico, osservazione 2, vale sempre il viceversa. Cioè è sempre possibile trasformare una qualunque equazione, di ordine k in un sistema di k equazioni di ordine 1. Questa è la cosa importante dal punto di vista teorico. Adesso vi faccio un esempio di come avviene questa trasformazione, perché è assolutamente una banalità. Che ne so, prendiamo un'equazione di ordine 3, u derivata terza, mettiamola in forma normale, uguale, che ne so, 7u derivata seconda, p
più 5, facciamo anche che l'equazione sia non lineare, U' più E alla T, che ne so, ho messo delle cose, ho scritto davvero cose a caso. Come faccio a trasformare questa equazione in un sistema? Trasformare questa equazione in un sistema è una banalità. In questo modo qui, uno cosa dice? Uno dice, io scrivo U' uguale a V, poi scrivo V' uguale V doppio, poi scrivo W' uguale, adesso seguitemi moralmente, chi è W'? Passaggio preliminare, chi è V'? V' sarebbe U', no? V' sarebbe U', quindi W' sarebbe U'. W' quindi è U'. U' che cosa è uguale? È uguale a 7 volte U', ma U' chi è? W'. U' è W'. Quindi questo qui è 7W più 5 U', che è V, più E alla T. Quindi qual è l'idea che sta sotto questo sistema? Moralmente U' è diventata V, U' è diventata V, U' è diventata W doppio, no? Quindi questa qui è U', questa qui moralmente è U', e questa qui è U, ovviamente, e V, e questa qui è U'. È chiaro che con questo procedimento trasformo una qualunque equazione in un sistema. Cioè ho dato un nome a U', invece di chiamarla U', la chiamo V, U' invece di chiamarla U', la chiamo W' e vado avanti così. Quindi una qualunque equazione diventa un sistema. Qual è la cosa? Perché questo qui è importante dal punto di vista teorico? Perché quando sarò ad analisi 2 e vorrò fare una teoria generale, un teorema generale di esistenza per le equazioni, io basta che lo faccia per i sistemi. Cioè, se faccio un teorema di esistenza per i sistemi di ordine 1, ho fatto un teorema di esistenza per le equazioni di qualunque ordine, per le equazioni e i sistemi di qualunque ordine. Quindi, diciamo, la conseguenza di tutto ciò, di questo modo di procedere, non ci sarà nessuna conseguenza quest'anno, ma quando farete analisi 2, ci sarà questa grossa conseguenza. Se ho una teoria di esistenza, se ho una teoria di esistenza e ho unicità per i sistemi di ordine 1, per i sistemi lineari o non lineari di ordine 1, cioè di equazioni di ordine 1, ce l'ho per le equazioni e per i sistemi di ordine qualunque. I sistemi di ordine qualunque. Quindi, detto altrimenti, se uno avesse fatto la teoria delle equazioni differenziali classica, questa qui sarebbe la lezione 1. Prendiamo un'equazione di ordine qualunque e la trasformiamo in un sistema di ordine 1. Quindi, d'ora in avanti, procediamo con la teoria dei sistemi di ordine 1. Questo è l'inizio, è la prima lezione sull'equazione differenziale dell'analisi 2. Perché la teoria si fa in questo modo. È chiaro? Invece, dal punto di vista pratico, ripeto, si fa il contrario. Uno ha un sistema e cerca di trasformarlo in una singola equazione. Adesso facciamo un passo indietro, che è contemporaneamente un passo laterale. Cioè, riprendiamo il sistema dal quale siamo partiti e iniziamo a fare un po' di osservazioni. Prendiamo questo bel sistemino qui, lo copiamo e lo rincolliamo da queste parti qui. Quindi torniamo al sistema di partenza e facciamo un po' di osservazioni. Torniamo al sistema di partenza, perché adesso vi faccio vedere che nel mondo tutto è collegato. Torniamo al sistema di partenza. Se vi chiedo chi è l'incognita, voi cosa mi rispondete? Mi rispondete: le incognite sono due, U di T e V di T. Io dico: no, basta con questo linguaggio. L'incognita è una, un vettore di due componenti, U di T e V di T. Pensiamo l'incognita, la possiamo pensare? Possiamo pensare che l'incognita, possiamo pensare che l'incognita
sia un vettore che chiamiamo U grande di T, che ha come componenti U piccolo di T e V piccolo di T. E va bene. Che cos'è la derivata di un vettore? La derivata di un vettore, ovviamente, sarà la derivata della prima componente, derivata della seconda componente. Ovviamente, la derivata di un vettore, U' di t, che cos'è? U' di t, V' di t. E allora come posso riscrivere adesso il sistema? Che cos'è questo right hand side del sistema? Voi dite ci sono due right hand side? No, ce n'è solo uno che è un vettore. Quel vettore lì come lo posso scrivere? Lo posso scrivere come matrice moltiplicata per il vettore U grande di t. Posso scrivere il sistema nella forma, posso scrivere il sistema nella forma U primo di t uguale a volte U di t, dove A, chi è A? È la matrice 4, 2, 1, 3. Ci siete? Banalità, se io prendo questa matrice e lo moltiplico per questo vettore qui U grande, che cosa ottengo? Ottengo 4 U piccolo più 2 V piccolo, alla prima riga, alla seconda riga ottengo U piccolo più 3 volte V piccolo. Ci siamo? Quindi alla fine il sistema lo posso scrivere in un certo senso come un'equazione, no? È un po' come dire che l'analisi 2 è uguale all'analisi 1 semplicemente con i vettori al posto di numeri. Quindi questo qui è il sistema riscritto. Adesso, chi sono gli autovalori della matrice A? Chi sono gli autovalori di A? Sapete cosa sono gli autovalori? Quali sono gli autovalori di A? Come fate a fare gli autovalori di una matrice? Polinomio caratteristico per una 2 per 2? Che cos'è la somma degli autovalori? È la traccia, cioè 7. Cos'è il prodotto degli autovalori? Il determinante, cioè 10. No? Traccia di A è uguale a 7. Il determinante di A è uguale a 10. Quindi autovalori sono lambda, chi sono? Lambda uguale a 2 e lambda uguale a 5. Volete il polinomio caratteristico? E facciamo il polinomio caratteristico. Cosa devo fare? 4 meno lambda, 2, 1, 3 meno lambda. Chi è il polinomio caratteristico? Facciamo il conto. 4 meno lambda, 3 meno lambda, meno 2. Quindi cosa diventa? 12, 12 meno 7 lambda più lambda quadro meno 2, e quindi diventa lambda quadro meno 7 lambda più 10. Avete già visto sto polinomio? Quando? Un attimo fa, quando abbiamo fatto il polinomio caratteristico dell'equazione che era venuta. Li avete già visti questo 2 e questo 5? Questo 2 e questo 5, allora il polinomio era esattamente il polinomio caratteristico dell'equazione che abbiamo trovato. E 2 e 5, i numerini che abbiamo trovato risolvendo l'equazione prima, che stavano all'esponente, sono esattamente gli autovalori della matrice. Quindi alla fine le cose che vanno all'esponente sono gli autovalori della matrice. Quindi gli autovalori della matrice, gli autovalori della matrice, diciamo, determinano le soluzioni del sistema. Non solo, dalle soluzioni si vede
chiedi quale sarà il comportamento delle soluzioni quando t tende a più infinito. Cosa fanno nel nostro caso le soluzioni quando t tende a più infinito? Beh, dalla formula è chiaro che le soluzioni tendono a più infinito, no? Perché gli esponenziali c'hanno il più. Quando è che succede questo? Quando gli autovalori sono positivi. Quindi se gli autovalori sono positivi, le soluzioni tendono a più o meno infinito a seconda dei coefficienti. Se gli autovalori fossero negativi, cosa succederebbe? Le soluzioni hanno negativo all'esponente, quindi tendono a zero. Quindi che cos'è che decide se le soluzioni tendono a più o meno infinito o se tendono a zero? Non gli autovalori, diciamo o meglio, la parte reale degli autovalori. Perché se ci fosse la parte immaginaria, invece cosa fa? La parte immaginaria cosa produce a livello di soluzioni? Seni e coseni. Quindi la parte immaginaria produce oscillazioni. Cioè se c'è parte immaginaria ci sono oscillazioni. La parte reale dice se le oscillazioni, dice in caso di oscillazioni sarebbe la E davanti, no? Sarebbe l'esponente della E davanti. Quindi insomma negli autovalori è contenuto parecchio. Diciamo dagli autovalori si vede anche si vede anche il comportamento qualitativo delle soluzioni. Comportamento qualitativo delle soluzioni. Diciamo divergere a più o meno infinito, convergere a zero o oscillare. Oscillare, vi ripeto, le oscillazioni sono date dalla parte immaginaria. Ma non può essere finita qui la storia. Perché adesso prendiamo questa soluzione qua. Prendiamo questa soluzione qui e riscriviamola come vettori. Riscriviamo la soluzione come vettore. Diciamo, questa era la soluzione come funzioni. Adesso come la possiamo riscrivere come vettore questa? La possiamo scrivere come U di t uguale a volte vettore 1 meno 1 per e alla 2t più b volte 1 un mezzo per e alla 5t. Giusto? Ho riscritto la stessa cosa, semplicemente in forma vettoriale. Chi saranno questo 1 meno 1 e questo 1 un mezzo? Non saranno vettori a caso. 1 meno 1 sarà l'autovettore relativo a 2 e 1 un mezzo è l'autovettore relativo qui a 5. Quindi questo qui è autovettore di 2, non sto a farvi il conto, ma se lo fate succederà così, e questo qui è l'autovettore di 5. Cioè, questo per dare concretezza a cose che state vedendo in altri corsi, sostanzialmente. E cosa ci sta sotto? Ovviamente ci sta sotto la diagonalizzazione della matrice. Cosa succede se io diagonalizzo la matrice? Il sistema diventa, invece di essere un sistema, come si chiama questo, accoppiato, nel senso che tutte e due le variabili intervengono in tutte e due le equazioni, se la matrice fosse diagonale il sistema sarebbe un sistema diagonale, vuol dire U' uguale multiplo di U. E basta. V' uguale multiplo di V e basta. Il sistema si è disaccoppiato. Cioè la U sta solo con la U e la V sta solo con la V. Questo serve a diagonalizzare. Serve a rendere le cose disaccoppiate. E secondo voi a cosa corrisponderà il caso in cui viene la radice doppia? No? Cioè i due autovalori coincidenti, le due soluzioni coincidenti che allora si mette la T davanti. Cosa vorrà dire in termini di matrice? Sarà il caso in cui la matrice, sì, ovviamente l'autovalore è doppio, ma non diagonalizzabile, il caso in cui si giordanizza senza diagonalizzarsi. Jordan, sapete, no? Quando nascono gli uno sopra, no? Quando ci sono gli uno sopra la diagonale. Allora, in quel caso lì, nascono le soluzioni con il T. Il caso tipico di giordanizzazione senza essere diagonali, qual è? È un sistema di questo tipo. U' uguale lambda U più V, V' uguale lambda V. Questo è il classico sistema con matrice che è solo Jordan,
non è diagonale, questa è, che cos'è? È la lambda lambda 1, 0. No? Cosa succede se vado a risolvere un sistema di questo tipo? Dalla seconda equazione cosa ottengo? Dalla seconda ottengo v di t uguale a volte e alla lambda t, giusto? La soluzione della seconda. A questo punto vado nella prima, e trovo un primo di t uguale lambda u più a volte e alla lambda t, giusto? Adesso cosa succede questa? Se io guardo la parte omogenea, c'ha come soluzione alla lambda t, quindi questo termine qui è proprio quello che sarebbe soluzione dell'equazione omogenea associata, quindi devo metterci una t. Questo qui è soluzione dell'omogenea, è soluzione dell'omogenea. Quindi, diciamo, quando vado a risolvere u di t, me l'aspetto del tipo c per e alla lambda t più un altro coefficiente, chiamiamolo d, per t per e alla lambda t. Quindi avere proprio qui, perché viene qui proprio esattamente il termine che va a dar fastidio alla parte omogenea di questa, che ci avrebbe come soluzione e alla lambda t. E quindi nascono, le t nascono dalla giordanizzazione che non è diagonalizzazione. Questo era per farvi vedere che le cose sono tutte un po' collegate. E questi ragionamenti che vi sto facendo valgono in generale. Cioè, il giorno in cui io avrò un sistema, e vi dico, nell'applicazione è normalissimo avere un sistema 1000x1000. Se io ho un sistema 1000x1000, come fa uno per risolvere un sistema 1000x1000? Spera di diagonalizzare la matrice. Se ha diagonalizzato la matrice, il sistema 1000x1000 diventa diagonale, e una volta che è diagonale, che se ne frega, le equazioni si risolvono una per una. Se non si diagonalizza, pazienza, si beve la marocalice e si giordanizza, che comunque è meglio di niente. Questa è la cosa. Ultima pillola di futuro. Questa equazione qui, uno super brutalmente, come gli verrebbe da scriverla la soluzione? Se fossero numeri, uno cosa scriverebbe? Scriverebbe u di t uguale e elevato alla a per t. No? E che problema c'è? Si fa anche con i vettori. Il vettore u di t è e elevato alla matrice a per t per il dato iniziale. Questa è l'osservazione finale su questo argomento qui. Brutalmente, se fosse u di t uguale a u' di t uguale a per u di t, la soluzione sarebbe u di t uguale c per e elevato alla a t. Quando è u' uguale a per u di t, la soluzione è u' di t uguale e elevato a t per c. Qual è la differenza? Mi raccomando, questo è vettore, questo è matrice e questo è vettore. E questo è vettore e questo è e elevato a matrice. È un problema elevare e a una matrice? Qual è il problema? Che cos'è alla x? 1 più x più un mezzo x quadro più 1 su 3 fattoriale x al cubo Taylor. Tutte le funzioni sono polinomi moralmente, almeno come limite, e quindi non c'è nessun problema a fare a una matrice. Io faccio e a una matrice e elevato a a, dove a è una matrice, che cos'è? È l'identità più a più un mezzo al quadro più 1 su 3 fattoriale a cubo più eccetera eccetera.
Le potenze di una matrice uno le sa fare. E quindi questa espressione la sa scrivere e può passare a me. In questo modo si definisce l'esponenziale di una matrice. Come si calcola l'esponenziale di una matrice? Beh, c'è un caso in cui è banale. Qual è il caso in cui è più facile fare le potenze di una matrice? Se la matrice è diagonale, le potenze cosa vuol dire? Fare le potenze degli autovalori. Quindi cosa vorrà dire fare E elevato a una matrice diagonale? Fare E elevato ai singoli tizi sulla diagonale. No? Quindi allora come si fa E a una matrice? Si diagonalizza, si fa E alla su quella e poi si diagonalizza indietro. Col cambio di variabile funziona tutto. Cioè, l'importanza voglio convincervi dell'importanza della diagonalizzazione e di saper gestire le matrici. Insomma, questo si calcola facilmente, questa era una pillola, facilmente se la A è diagonale, altrimenti si diagonalizza. Allora, questo era per dirvi che dal punto di vista pratico i sistemi si risolvono facilmente trasformandoli in equazioni. Dal punto di vista teorico era un po' mettere la maschera sotto il pelo dell'acqua per vedere cosa c'è sotto quelle tre montagnette. E insomma c'è anche questa roba qua. Va bene, facciamo un esempio più normale. Esempio 2, facciamo un esempio... Lo faccio o non lo faccio? Lo faccio. Facciamo questo esercizio. Trovare per quali lambda, questo è un esercizio classico, per quali lambda reale esiste una soluzione dell'equazione differenziale U secondo uguale lambda U che verifica le condizioni U di 0 uguale U di 1 uguale a 0. Non è un problema di Cauchy. Non è un problema di Cauchy perché non sto dando due condizioni, ma sono due condizioni sulla U in tempi diversi. Quindi non è assolutamente un problema di Cauchy. Non è problema di Cauchy. Allora, se l'esercizio è così, voi mi rispondete banalmente. Determinare per quali valori di lambda esiste una soluzione dell'equazione che verifica questa. Datemi la risposta stupida. Per ogni valore di lambda, basta che prenda la funzione U identicamente nulla. Perché la funzione U identicamente nulla risolve l'equazione e risolve questi due. Ovviamente voglio che U sia nulla. Voglio che U non sia la funzione nulla. Voglio anche che U non sia identicamente nulla. Non sia identicamente nulla. Piccola interpretazione, cosa sto cercando di fare? Sto cercando di trovare gli autovalori della derivata seconda. Derivata seconda è l'applicazione lineare. Io sto cercando di risolvere l'applicazione lineare uguale a lambda u, quindi sto cercando di trovare gli autovalori della derivata seconda, in un certo senso. Dimentichiamo questa interpretazione e torniamo all'esercizio che si fa facilmente. Allora, uno cosa dice? Come è fatta la soluzione di questa equazione? Dipende da lambda. Se lambda è positivo, sono segni e coseni iperbolici, se lambda è negativo, sono segni e coseni normali. Se lambda è uguale a zero... Insomma, ci sono tre casi. Facciamo il caso lambda maggiore di 0. Facciamo lambda maggiore di 0, la soluzione generale cosa sarà? U di t sarà a volte coseno iperbolico di radice di lambda t più b volte seno iperbolico di radice di lambda t. E va bene. Perché radice di lambda?
perché il polinomio caratteristico è x quadro uguale a lambda, quindi le radici sono più o meno radice di lambda. E va bene. Adesso impongo le condizioni. Impongo u di 0 uguale u di 1 uguale a 0. Cosa ottengo? Ottengo, allora u di 0 cosa diventa? U di 0 uguale a 0, se e soltanto se, beh, se metto 0 il seno iperbolico se ne va, e quindi se e soltanto se a uguale a 0. No, perché il coseno iperbolico di 0 fa 1, e il seno iperbolico di 0 fa 0, quindi b se ne va, e quindi deve diventare a uguale a 0. A quel punto u di 1 uguale a 0, u di 1 uguale a 0, se e soltanto se, se e soltanto se, b per seno iperbolico di radice di lambda è uguale a 0. Perché non ho messo il termine col coseno iperbolico? Perché so già che a fa 0. Ci siamo? E quindi, e purtroppo il seno iperbolico di lambda è diverso da 0, questo qui, perché il seno iperbolico si annulla soltanto nell'origine, e quindi deve essere b uguale a 0. Implica b uguale a 0. Mi avete seguito? Cioè, la formula della soluzione è questa, no? In generale, a coseno iperbolico più b seno iperbolico. Impongo le condizioni iniziali, se impongo u di 0 uguale a 0, mi viene a uguale a 0, a quel punto è sopravvissuto solo il secondo, se deve fare 0 in 1, metto t uguale a 1, mi diventa questo, il seno iperbolico non si può annullare perché si annulla solo nell'origine, mi diventa b uguale a 0. Quindi non ci sono, quindi non è possibile, l'unica soluzione è quella identicamente nulla, perché a uguale a 0 e b uguale a 0. Quindi l'unica possibilità, l'unica possibilità, possibilità è u di t identicamente nulla, e non mi andava bene perché volevo anche che u non fosse identicamente nulla. Seconda possibilità, lambda minore di 0. Poi ci sarà la terza possibilità, lambda uguale a 0, ma quella si fa in lista. Allora, qui la soluzione cosa diventa? Diventa a volte seno di radice di lambda t più b volte coseno di radice di lambda t. Sì, radice di meno lambda, perché lambda è negativo, quindi meno lambda è positivo, perché l'equazione caratteristica è x quadro uguale a lambda con lambda negativo, quindi le radici sono più o meno radice per i. Adesso cosa succede se impongo u di 0 uguale a 0? U di 0 uguale a 0, se e soltanto se, se e soltanto se, allora quando metto 0 se ne va via il termine con il seno, rimane b, se e soltanto se b uguale a 0, giusto? Quindi anche qui immediatamente muore il termine con il coseno. A quel punto u di 1 uguale a 0, u di 1 uguale a 0, se e soltanto se, allora b non c'è, questo non c'è, quindi quando metto 1 lo devo mettere soltanto qua, a per seno di radice di meno lambda t, no, t vale 1, questo qui deve fare 0. Quindi ho due possibilità, quindi ho due possibilità. La prima possibilità è che a è uguale a 0, ma allora u di t è identicamente nulla, perché sono nulli a e b. La seconda possibilità è che seno di radice di meno lambda fa 0. E questo è possibile se e soltanto se radice di meno lambda, beh, dov'è che si annulla il seno? Il seno si annulla nei multipli di pi greco, questo è uguale a k pi greco. E quindi questo è vero se e soltanto se, meno lambda è uguale a k quadro pi greco quadro, se e soltanto se lambda è uguale a k quadro pi greco quadro con un seno meno davanti. In tal caso ho una soluzione non nulla, perché posso prendere a qualunque. In tal caso, ho infinite soluzioni.
infinite soluzioni della forma u di t, perché a quel punto A può essere qualunque cosa, A per seno di meno radice di lambda t, che tra parentesi sarebbe A seno di k pi greco t, perché abbiamo visto che questo qui diventa proprio k pi greco t. Quindi sostanzialmente questi seni sono gli autovalori della derivata seconda. Questo esercizio qui è molto profondo, cioè attualmente ha conseguenza sostanzialmente nulla, ma questa è la base delle serie di Fourier, cioè ad analisi 3 questo qui sarà il pane quotidiano, dirà sostanzialmente che insomma gli autovalori della derivata seconda, non proprio della derivata seconda ma di una cosa che ci assomiglia, sono questi segni qui. Però per il momento non mi interessa niente, mi interessa l'aspetto algebrico, risolvo l'equazione e impongo le condizioni. Cosa rimane? Rimane il caso lambda uguale a 0 che ci sistemiamo in un secondo. Sì? Ho sbagliato. Il meno si dovrebbe essere sotto la radice, certo. Il meno qui è sotto la radice. Il meno è sotto la radice. Radice di meno lambda t. E A è qualunque. A è qualunque. Tra l'altro vi torno, no, che A sia qualunque. Quando cerco un autovettore lo trovo unico? Certamente no. Se un tizio è autovettore, tutti i suoi multipli non nulli sono autovettori e quindi è giusto che ci sia una famiglia o un parametro di autovettori. L'ultimo caso che si liquida in un istante è il caso lambda uguale a 0. Lambda uguale a 0, la soluzione generale è la soluzione generale è u di t. Beh, se lambda uguale a 0, la soluzione generale che cos'è? Beh, insomma, l'equazione è una stupidaggine, derivata seconda uguale a 0. Quindi è, sono i polinomi di primo grado, è a più bt. È u di t uguale a più bt, come si vede anche facendo il polinomio caratteristico. Se impongo u di 0 uguale a 0, se e soltanto se a è uguale a 0, a quel punto u di 1 è uguale a 0, se e soltanto se, beh, u di 1 non c'è a, è b, se e soltanto se b è uguale a 0. Quindi anche qui l'unica soluzione è quella nulla. Anche qui l'unica soluzione è quella nulla. L'unica soluzione è quella nulla. E quella nulla è u di t identicamente nulla. Quindi sostanzialmente il giorno in cui vorrete sapere gli autovalori della derivata seconda, gli autovalori della derivata seconda sono i numeri negativi di questa forma qui, con k in z. Quindi ovviamente sono, cioè ovviamente, non era ovvio, ma sono infiniti, cosa possibilissima visto che siamo in dimensione infinita. Quindi un'applicazione lineare in dimensione infinita può avere infiniti autovalori. Questi sono gli autovalori, questi sono i rispettivi autovettori, queste funzioni sono i rispettivi autovettori.